Ciao. Ciao Marietta. Ciao a tutti. Ehi Paola, ciao. Ciao Mimma. Allora, è arrivata anche Marta, quindi adesso la invitiamo subito. Eccola qua. Adesso arriva. Ciao Chiara, ciao Alessandra, ciao Noemi, Tiziana, ehi, eccola. Scusate che stasera siamo in compagnia. Ciao a Come tutti. va? Ciao Bene, tu? Vittoria, tutto a posto, tutto bene. Ho Grazie. visto i tuoi biglietti che hai cominciato a produrre. Hai visto i bigliettini? Bellissimi. Sì, proprio Non so belli. che è Ma Natale però, eh. sono già. Non sono quelli definitivi di Natale? No, lì ho giocato un po' con la carta, con i ritagli. Ok, I miei auguri di bello. Natale saranno un po' diversi. Quindi altre produzioni, bene, bene. Sto cercando di collegarmi anche dall'altra parte così vedo i commenti perché sennò sono tagliata fuori. Allora, Ciao a tutti. stasera maiuscole, eh? Stasera maiuscole. Allora, stasera dobbiamo recuperare perché l'altra volta abbiamo fatto un po' troppo le chiacchierone. Fin troppo, Abbiamo sì, fatto infatti. poco. Ciao Monica. Ok. Sacco di gente già. Allora, intanto vogliamo sapere da tutti come sta andando perché ci sono delle regioni in lockdown. Quindi, tra l'altro anche tu mi sa che. Io sì. Ah, come ve la cavate? Sembra come... Funziona. Ok. Io non esco molto, già ero a casa prima e continuo ad essere a casa, però non vedo molti controlli in giro. Vabbè, forse Vedi perché non ce n'è bisogno, si i spera, controlli, almeno. però... Effettivamente la situazione di zona rossa di adesso è molto diversa dalla zona rossa di primavera. Quindi... Scusate, devo fare un saluto particolare a Letizia, che se è la Letizia che penso io, se non si rimette a scrivere, vado a prenderla a calci nell'indietro. Ok, un piccolo inciso. Va bene, allora, Tu sei andata a fare strage questa settimana, ho visto. sabato sono andata, sì, a ritirare il mio ordine da Stile Stile, ho preso gli inchiostri che vi ho fatto vedere nelle stories, li ho provati, sono tutti belli. Adesso vi dico anche, mi ha detto ciao, quindi è lei, ok. sono tutti belli e vi dico anche le prove che non hanno funzionato perché devi sapere che con i pennini fine che avevo non passa il pigmento. Quindi ho dovuto caricare tutte le stilo con le punte medie. E lì funziona. Anche se quando la lasci ferma il pigmento è molto pesante, quindi tende ad addensarsi tutto sul fondo. E fa la stessa cosa in alcuni momenti anche sulla punta. Quindi va appena appena bagnata con una goccia d'acqua in modo che il pigmento iridescente che si accumula in punta poi si scioglie e scorre fuori. Sì. Però a parte questo piccolo accorgimento sono molto belli da vedere. Adesso vi faccio vedere sotto la luce. Tanto stasera uso quelle, ne ho caricate, li ho caricati tutti e quattro. E poi sì, ho provato a fare quella pagina sul mio quaderno con il grigio che ha dentro il pigmento oro ed è molto bello. Però già su quella parte, su quella pagina, quando fai un blocco di testo, vedi che mano a mano che scrivi ci sono dei punti dove deposita il pigmento molto di più e in altri dove lo perde. Quando lo perde ed esce solo la parte dell'inchiostro, quindi la parte colorata, è quando il pigmento si sta sedimentando sulla punta, quindi non scorre più fuori dalla punta, capito? E lì ha bisogno di un minimo
di aiuto, di sì, per scorrere, però insomma con questi piccoli accorgimenti di una goccetta d'acqua sulla punta della stilo va. Bene. Allora, per non perdere troppo tempo, perché abbiamo detto che stasera scriviamo tanto, e per agevolare tutti, perché non si può fare, noi avremmo deciso di fare metà lettere io e metà lettere Marta, in modo che avete tutte e due le maiuscole, cioè facciamo tutto l'alfabeto e lo vedete nelle due parti dello schermo. Sì, esatto. Direi che per agevolarli, io prendo la prima metà delle lettere e tu la seconda. Dunque, io dalla A alla M e Marta dalla N alla X, anche se non so se avrete degli ospiti o degli amici con il nome, con la Y, la W, la X, però insomma le facciamo e... Facciamo lo tutto fino alla Z, no? Sì, ok. Sì, no, vabbè, ho detto X, ma... che volevo dire? Se ci rimane tempo, facciamo il contrario, così lo vedete, vedete, perché delle variazioni che faccio io, ovviamente Marta magari non le fa uguali, è il contrario, no? Ognuno ha le sue piccole variazioni. Scriviamo, cosa facciamo? Scriviamo dei nomi? Direi sì, scriviamo nomi, no? Perché sono quelli che si usano di più sui biglietti d'auguri, sui segnaposto, i tag da attaccare, le piccole card da attaccare ai regali, queste cose Dai, qua, no? Ottica. Lo ambientiamo, lo facciamo in quest'ottica, lo ambientiamo ambientiamo la maiuscola in un nome che si lega alle minuscole del corpo del nome. Direi di sì. Ok, vai, allora. Proviamo a fare sto giro. È sempre un po'... Allora. Sistemiamo i cavi e tutto il resto. Vediamo se... riusciamo a non fare danni. Volevo provare, forse ho zoomato un po' troppo. Voglio provare a farvi vedere se si vede, eccolo, un pochino si vede, no? Il perlato dentro l'inchiostro. Non rende comunque giustizia, credo, perché no, la video no. Perde tantissimo. Qui sì, con la luce artificiale non lo vedete, anche perché dovrei... Boh, metterlo con una... No, ma non rende tanto. Va bene. Dipende da come lo inclini, perché ad esempio il blu... Ma guarda, qui in questo blu, per esempio, si intravede, perché lì era un punto dove scaricava molto il pigmento, ma poi mano a mano che sono andata avanti, vedi che lo vedi di meno, molto più rado. Lo stesso pigmento c'è anche nel verde, solo che, sì, come dici tu, dipende come lo inclino e si vede e viene fuori. Nel rosso ce n'è poco, infatti si vede anche poco, anche se lo inclino. Va bene, dai, facciamoci un pochino di riscaldamento. Lo faccio su questo foglio. Anch'io lo faccio su un altro foglio. Sì, tanto sono un paio di righe giusto per scaldare la mano e poi cominciamo. Nel frattempo invece le altre persone ci potrebbero dire se hanno già cominciato a pensare ai loro regali di Natale, come farli, cosa scrivere. Gli auguri, stanno programmando, non stanno programmando, dai, scriveteci. Bisogna programmare, perché qui girato l'angolo è subito Natale. Sì, esatto, come dicono dalle mie parti, passato Ferragosto è già Natale. Guarda, hai per caso visto se sono usciti i francobolli? No, se lo chiediamo tutte le settimane. E tu? No, non ci sono proprio andata.
Sul sito di Poste, sì. No. Però in compenso sto usando tanto le poesie di Franco Arminio che mi stanno piacendo da morire. L'abbiamo Abbiamo scoperto. scoperto. Adesso non lo molliamo più. Sì. Con cosa scrivi stasera tu, Marta? Allora, adesso sto facendo il riscaldamento con un pennarellino, appunto, un po' grossina, però poi scriverò con le penne, penne gialle. Madonna, mi è venuta una cappa orribile. Rifacciamola. Meglio. Ciao Elena. Che Elena è? È Elena Canali. Elena Canali. Ciao Elena. Che ormai l'abbiamo convinta a prendersi la stilo. Non era ancora convinta, ma si sta convincendo. Beh, a vedere le tue ci ha fatto venire voglia a tutti. Io sto aspettando lo sconto del Black Friday. Brava, esatto, diciamolo, che saranno occasioni d'oro per fare spese. Quindi riempite le vostre wish list. Esatto, tra l'altro io ero iscritta alla newsletter di Stile Stile e manderanno un codice da utilizzare prima dell'apertura ufficiale, quindi mi potrò guardare con calma lo shop online. Esatto. Ma ti dico, già lo shop online è una cosa fichissima. Però quando poi vai da loro è veramente un negozio di caramelle, nel senso che Diciamo che l'emozione comunque di entrare fisicamente in un sì, negozio è è un po' come tanta. entrare nel paese dei balocchi. Sì. Esatto. Gli shop online ci vengono un po' incontro in situazioni un po' difficili, ecco. Io ti dico la verità che anche pensando a questa sera, in settimana mi sono fatto un pochino di esercizio, no? E mi veniva tanto da mettere le maiuscole del corsivo americano insieme a questo stile di italico monolinea. Infatti, mi sa che stasera farò un po' di misto fritto. Sì, ci divertiamo un po', dai. Sì. Perché sono proprio divertenti, come dici te, insomma.
Sei fuori inquadratura. Ti Ups, grazie. ho fatto caso per caso. Grazie, grazie, grazie. Sì, perché poi mi concentro a scrivere, non vado più. Vedi cosa succede a scrivere. La X non saprei proprio come farla. Sai, forse così è meglio. Lucia, aspetta che intanto che tu. Guarda che c'è! Chi c'è? Chi c'è? È Nadia Leo. Ciao, Nadia. Irene, ciao! Folgrafi, qual è il negozio online? È quello di Stilo e Stile. È proprio stiloestile.it. Vedi che la Elena scrive: confermo che a breve comprerò la stilo. Brava Elena. Ci vediamo sullo shop online Esatto. Tutti a far spesa, avranno una valanga di ordini. Una valanga di ordini. Bello, bello, bello. E poi vogliamo dire che noi continuiamo a parlare di questi strumenti, ma in realtà questo stile si fa con una marea di altre cose, tipo le folded pen. L'hai mai provato, Marta? Io me ne ero fatta No. una, vedi? E questo è molto divertente da fare. L'avevo fatta anch'io, ma mi si è rotta, dovrei rifarla e in questo momento sto. Ah, perché non t'ho detto, mi sono iscritta a Flora 1. Ma dai, figo! Sì, mi sono iscritta a Flora 1, non riesco a partecipare live perché sono già avanti loro, però mi sto guardando le lezioni e wow. Immagino, immagino. Wow. Aspetta che voglio provare a cambiare. Vediamo se ce la faccio a mettere più o meno la tua inclinazione, così la gente non gli viene il mal di mare. Allora, adesso quando appena Marta è arrivata in fondo alle sue maiuscole di riscaldamento. Facciamo un pochino di. Avremmo dovuto mettere una canzoncina di Natale, a dir la verità. Per la prossima ci organizziamo. La prossima siamo proprio. Cos'è l'inizio? Inizio di dicembre, Sì, ah sì.
Perché 28-29 sono sabato e domenica, quindi. Ah no, sì. Eh sì. Eccoci qua. Disorganizzate, Lucia. Sì, siamo disorganizzate. Andiamo un po' così a sentimento. Sì, esatto. Nel senso che. Bene, bene. Allora. Ok. Pronti. Demo. Fatemi solo bloccare il foglio perché sennò divento matta. Allora. Ma io Iniziamo. noto che. Nonostante io abbia la scrivania super illuminata, il mio video è molto più scuro quando lo vedo in diretta. Quindi non so perché, boh, sto facendo qualcosa di male io, di sbagliato, no? Immagino di no. Vabbè. Io ho la lampada puntata sul foglio. Ah, io pure. Boh, vabbè. Ok. Ok, andiamo, dai. Misteri della tecnologia, guarda, un giorno che li capirò. Sì, boh, qualcuno ce li spiegherà magari. Andiamo, io faccio la prima parte, ah, la prima parte, poi magari se me li tengo sotto il naso meglio. Eccolo qua. Ok. Andiamo un po' a sentimento e magari poi quando vado un po' lontano, o tu Marta vai con una variazione un po' lontana dallo stile italico. Lo diciamo così la gente capisce di più, no? Sì, va bene. Questo che non mi piace per niente, quindi rifacciamola. Ecco, questa è più carina, senza questo. Scriviamo nomi a caso, ovviamente. Nomi a caso, sì. Devo leticare. No, con le penne. Se avete dei nomi da suggerire. Giusto. Sì, ho dei nomi che vogliono vedere scritti per capire magari come li facciamo. Oh, c'è la Lara. Ciao Lara. Ciao. La C, per esempio, che la C dell'italico è super semplice, che deriva direttamente dalle romane, io la prendo in prestito dal corsivo americano, gli faccio il ricciolo. La O, anche la O è semplicissima. Cosa ti inventi? Sì. Vabbè, giochiamo un po' con. Sì, giusto per dargli un pochino di. Vediamo se. Così magari. Ok. Un nome con la D di donna, dai, tutti i nomi di donne. Dorotea. Io avevo una suora all'oratorio che si chiamava Suor Dorotea, fichissima. Ah, sì? Una suora sprint.
Donatella, giusto. Facciamo un'altra D. Prendiamo in prestito. Ci vogliamo mettere questo. Sì, anche io la O l'avrei fatta così, oppure con la riga corta, quella invece di farla rientrare, la fai uscire un pochino più da brush, che gli dai un pochino più di movimento. Ma in certe lettere effettivamente non è che ti puoi inventare chissà che cosa. Beh, ma qua ti voglio un nome con la Q. Brava. Quasimodo. Infatti ti volevo. Adesso vedrai che loro sono super bravi, ce ne sparano tipo 10 con la Q. Qui, qua, Patrizia. Ecco, vedi, Quirino. Qua, Quintiliano, quinto. Quintiliano, quinto. Ma lo vedi? Lo Vabbè. vedi che loro. Bravissimi. Qua è fantastico. Allora, adesso non ci stavo pensando, quindi ho fatto una G esageratamente tonda, che non è proprio. Ecco, questa come proporzione un pochino meglio. La seconda F è bellissima. Carina, vero? Sì, anche a me piace tanto questa. Bella. Sì, vabbè, Lucia. Qua. Allora, io adesso ho la H, è una delle lettere che preferisco perché si possono fare un sacco di cose con la H.
Una cosa che mi piace tanto è la quando c'è la T maiuscola e una H dopo, legarla in punta. Ah, sì. La O mi sembra tanto un po' come la I, che non è che ti puoi inventare chissà che cosa, perché è quella classica fatta così, ma nessuno capisce che è una I. Sì, oppure come sì, con la come le, adesso non vedo come l'hai fatto. Questa qui? Sì, io l'avrei fatta sì come Irene. A me viene, sì, esatto, di dargli un pochino più. No, perché quella fatta stanghetta un po'. Allora, la J. Jess, ce l'abbiamo. Un altro nome con la J? Jonathan. Jonathan. Non metto acqua, H non è niente, eh. Vado proprio. Juan, Jasmine. Basta chiedere. Oh, Jasmine, è vero. Jacqueline. Niente, ormai. Iole, Iole, è vero, è vero. Mi sa che stiamo andando bene, quindi forse riusciamo a fare tutto l'alfabeto? Non so. La K è un'altra lettera molto divertente da fare. Perdendo. Kate, certo. Proviamo a farli un pochino coricati, questi nomi. Io sto andando molto dritta stasera. Ops. La W. Ho fatto un refuso. Tipo? Ho scritto Water anziché Walter. Walter. Allora, io dove sono? Ho la L. La L è un'altra lettera. XXXX. E la X io ci vedrei solo di allungare una delle asticelle. Ma non. XXX.
Savie, brava Noemi. Adesso che ho ritoccato, diciamo anche una cosa intanto che scriviamo, tanto io ormai sono arrivata, avete visto che io avevo fatto una R leggermente più bassa, non avevo toccato bene la linea di base, sono andata ad aggiungere un punto per fare in modo che otticamente siano proprio appoggiate tutte sulla stessa linea, no? Mi sta capitando abbastanza spesso di vedere studenti, persone che non tornano a ritoccare le lettere. Non è che vi danno le multe quando andate a ritoccare, eh? Ritoccare è sacrosanto, serve, e non c'è niente di male e di sbagliato a farlo. L'importante è che il ritocco non peggiori la situazione. Quindi se mi accorgo, non so, che non ho fatto una lettera abbastanza alta, vado piano piano e la ritocco, no? Assolutamente. Non c'è, invece, boh, sì, è vero, se uscissero tutte le lettere fatte bene al primo colpo sarebbe fantastico, però. Ditemi il nome con la Y. Ok. Ah, proprio no. Forza, forza, forza. Chiedo dell'aiuto da casa. Sì, qui ci vuole davvero. Ivi. Brava. Ilenia. Yvonne, giusto, è vero. Poi dopo, quando arriva il primo, arrivano tutti. Sì. Allora, vediamo se. Zorro. Zaira, dai, Zaira. È un bellissimo nome. Mi è capitata una sposa che si chiamava Zaira. Non mi ricordo più se l'anno scorso o 2 anni fa. A me piace molto. Si sente poco, è molto originale, molto. Zelide.
che è strano, tu le gambe delle A le fai finire tutte in basso sulla linea di base, mentre io tendo sempre a dargli La legatura. Sì, torno in su, lancio il tratto, sì. Ok, allora, Ce l'abbiamo dai, abbiamo fatta. fatto, 21:42. sì, sono le 9:42, quindi siamo nei tempi. Direi che ce l'abbiamo fatto tutto, prima parte dell'alfabeto da me e la seconda parte dell'alfabeto invece sotto da Marta. Così vi rimane, se volete prendere spunto, a parte che insomma non è che ci siamo scatenate chissà quanto con le variazioni, No, però però no. è la prima volta che affrontiamo le Sì. maiuscole, quindi Sì. è giusto No, anche. anche perché poi magari noi non teniamo sempre, non teniamo conto che ci sono persone che magari non hanno mai affrontato la calligrafia studiandola, quindi no, non tutti, no, sono avanti o hanno fatto. Quindi se c'è qualche principiante è anche giusto fare delle forme più Più semplice. abbordabili. Sì, ci sta. Queste tutto sommato sono tutte cose che riescono a fare Sì. con un minimo di calma, no? Poi fondamentalmente con le lettere è bello anche giocarci, quindi una volta acquisito poi la forma di base ci si può giocare, no? Esatto. Guarda, io ti volevo far vedere a conclusione Dai. di questo appuntamento. Che cosa avevo trovato? Tan 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 Scusate, tan nel frattempo io tan metto anche il mio. Ma non sono meravigliosi. Io non sono molto da stickers, però quando ho visto questi. Ci devi dire, ma li hai trovati tipo in una cartoleria Questi oppure li ho Tiger, trovati qualcosa che. da Tiger tipo a Ah, 1 euro, cioè una roba. vedi. Ma guarda che meraviglia! E poi soprattutto questi sono quelli alti, quindi Sì. sono quelli un po' sufficiosi. Sì, bello. Ma guarda che meraviglia! No. E adoro. E guarda questi con i pan biscotto. Che forte. Bellissimi. Vabbè, anche questa è. Hai creato un bisogno, Marta. Ma vedremo, vedremo. Ci sono fanatici. Ho scoperto che il mondo degli stickers è un mondo pieno di appassionati. Sì, no, io non mi ci avvicino perché altrimenti perdo troppi fondi. No, 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 Invece assolutamente. vogliamo, credo. Se vi mettete a fare tutti i bigliettini di Natale, segnaposti, eccetera, ricordatevi di usare la matita. Non li ha presi da Tiger, Elena. Adesso Tiger. no, non farti venire un coccolone che. Dicevo. Di fare i nomi a matita prima di andare sul definitivo, no? Fate delle prove, fate esercizio e poi quando viene il momento di scrivere i segnaposto, vi fate il vostro nome a matita e poi andate col definitivo con il marker che scegliete. Esatto. Giustamente Elena dice, ma è aperto Tiger? No, che non credo che adesso sia aperto. Io questi li ho presi prima della chiusura, quindi adesso non credo che sia aperto. Sì, invece adesso se chi ci sta ascoltando vuole partecipare alla nostra petizione per dire ricordare a Poste Italiane che stiamo tutti aspettando le collezioni di francobolli del Natale, siete gentilmente pregati di bombardarvi di post Esatto. dicendo dove sono i francobolli di Natale, care Poste Italiane, che arriviamo sempre super in ritardo. Cioè io se voglio far arrivare i miei auguri negli Stati Uniti devo mandarli questo fine settimana, perché altrimenti se scavalla dicembre non arrivano più.
No, ma ti dico, se fanno come lo scorso anno, appena sono usciti li ho acquistati e sono arrivati a gennaio. Appunto, appunto. Quindi te li dai in faccia. Immagino, anche se uscissero adesso, rischieresti, secondo me. Rischieremmo a prenderli. Infatti, non devi prenderli un anno per l'altro. Infatti io quest'anno userò quelli dello scorso anno perché ce li ho qua. Ok, invece sento l'urgenza di rispondere al quesito di Elena Canali, Dimmi. che dice, per andare da Tiger, che cosa scrive sull'autocertificazione se la ferma la polizia? Allora, risolviamo il problema di Elena, parliamone. Elena, è ovvio, acquisto di beni di prima necessità. Esatto, un servizio essenziale, perché si sa che senza gli sticker di Natale dove vai? Scherziamoci su, però Quindi. speriamo di uscirne presto Allora, però da questa aspettate, zona rossa. ci abbiamo Chiara che è super, super informata. Tiger è aperto, in base alle zone possono vendere determinati prodotti, altri no. Ok, però noi potremmo fare che il primo che trova gli sticker avvisa tutti e fa spesa per tutti e poi ce li spediamo. Tipo, o no? Facciamo uno spaccio artigianale di sticker di Tiger. Non era mio intento creare tutto ciò, te lo giuro. Ah, vabbè, ma ormai che l'hai fatto, No, prenditi ma le tue guarda questi, che responsabilità. belli, guarda i guanti. Continua, continua, dai. Guardali, è Dai. il maglione. Stupendi. Vabbè, in qualche modo li useremo. Sì, Chiara, gli sticker sono inclusi nel DPCM, ovvio. Beni di prima necessità, così come le Esatto. penne e tutto quanto. Esatto. No, però a parte gli scherzi, noi dovremmo, adesso poi chiudiamo perché se no ci taglia Instagram la diretta che c'è un limite anche di durata, creare tipo un hashtag generale come una staffetta, un passaparola, non lo so che appena uno trova una cosa fighissima, fa un post e basta che seguiate quell'hashtag e vi viene fuori su Instagram tutte le volte che qualcuno trova qualcosa e lo posta, no? Eh sì. Tipo, che hashtag bisogna creare? Tipo No, No, ma no, sono ragazzi. troppo belli per essere usati. Vanno usati, ragazzi, vanno Vanno usati. usati. Emanuela, che stai scherzando? No, No. Vabbè, vanno adesso ci usati. penseremo all'hashtag, dai. Sì, adesso ci pensiamo. Ok. Allora, diciamo che se in settimana volete mettervi a fare un vostro alfabeto, un vostro provare a scrivere dei nomi, a scrivere dei nomi dei fiori, cioè, quello che volete, e così almeno vediamo anche il vostro di alfabeto. Noi siamo super contente, esatto. Va bene. Semplice, articolato che sia, non importa, non importa che sia Allora, quello che vi sentite di fare. sì, Noemi intanto ha fatto la prima proposta per l'hashtag mai più sempre. Ah, mi serve sicuramente. Mi serve sicuramente, questo mi piace. Grazie, Mimma. Lo trovo, te lo compro, te lo spedisco. Dai. Va bene, torniamo in faccia, va così ci salutiamo, ragazzi. Che qui vedo. Allora. Eccoci. Dunque, salutiamo tutti, grazie per la compagnia. Speriamo che qualcuno ci faccia vedere le sue cose. Dai, siete stati bravissimi la settimana scorsa, avete postato in tanti, devo dire. Io nemmeno me l'aspettavo. Quindi grazie, grazie, grazie che ci fate sapere che ci siete. Fa piacere. Bene, sì, infatti. Direi che settimana prossima, potremo andare sul cartoncino colorato. Cosa dici, Marta? Sì, dai. Invece di usare il bianco, così vediamo anche, proviamo a fare
i nomi a matita e tipo facciamo vedere come che sistema uso io per centrarli e che sistema usi tu. Va bene. Così hanno tutto per prepararsi, eh? Esatto. Dai, facciamo questa cosa. Se già avete voglia magari di preparare, non lo so, delle tag o qualche cartoncino. Sì. Magari anche di le scatole. Tag, sì. Sì, che magari hanno la fustelletta. Io per esempio non ce l'ho, solo quella che arrotonda gli angoli. Io ho questa qui, questa qua. Che fa quella che fa il trick, trick, trick. Sì. Fa i tre formati, però si possono benissimo scaricare i template e poi te lì. E se uno non ne deve fare 50, si può benissimo tagliare la forma. Sì. Non c'è problema. Va bene, va dai. Bene. Allora, settimana prossima facciamo questo. Vi aspettiamo la settimana prossima. Sì. E in settimana vogliamo vedere tanti i vostri alfabeti. Esatto. Ok. Bon. Allora, ciao a tutti e buona settimana. Grazie anche a voi, ciao! Ciao!